Buonasera a tutti, siamo in diretta sul canale di Axis Mundi con Paolo Riberi, che abbiamo il piacere di avere ospite per la terza volta negli ultimi 2 anni. Paolo è nato nel Cuneese, è laureato sia a Torino, ha studiato studioso di storia antica, di letteratura cristiana delle origini e soprattutto di gnosticismo, tematica di cui andremo a trattare stasera. Che presenteremo il suo libro Il Serpente e la Croce, pubblicato dall'Indau Edizioni l'anno scorso. Prima di iniziare, ricordiamo anche le altre opere di Paolo sull'argomento, sulla tematica gnostica: L'Apocalisse di Adamo, Maria Maddalena e le altre, Eccolo. poi Pillola Rossa o Loggia Nera, di cui trovate la recensione sul sito di Axis Mundi. Sull'influenza gnostica sul cinema contemporaneo, l'Apocalisse gnostica della luce, Abraxas, che pure abbiamo recensito sul sito di Axis Mundi, Il ritorno di Neo, che è uscito quest'anno e di cui abbiamo fatto la diretta qualche mese fa. Bene, mi sembra di aver elencato tutti i titoli della vastissima già produzione letteraria, nonostante la giovanissima età di Paolo, sullo gnosticismo. E io, come al solito, andrò a leggere per presentarvi il libro di stasera un estratto, e poi lascerò la parola al nostro ospite per introdurre l'opera e poi andremo, a iniziare il nostro discorso anche con, la vostra partecipazione in chat. L'estratto, la citazione che ho scelto riguarda i Catari, che è una delle sette, anche se è un termine che poi vedremo non è proprio precisissimo, di cui andremo a parlare stasera, e cito, Paolo scrive: il catarismo fece proprio anche la dottrina apocrifa della reincarnazione. Solo chi avesse seguito l'insegnamento segreto di Gesù si sarebbe potuto riunire allo spirito divino, mentre tutti gli altri sarebbero stati condannati a continuare a rivivere la loro prigionia in un nuovo corpo di fango a oltranza. E cita: il Dio malvagio agli angeli disse che avrebbe fatto loro delle tuniche, cioè dei corpi, con cui si sarebbero dimenticati di ciò che avevano posseduto nel cielo. E così il diavolo fece i corpi, che sono le tuniche per dimenticare il ritorno, per cui ora le anime vanno di tunica in tunica, fino a che perverranno una tunica in cui saranno salvate. Allora, uscendo da questa tunica, ritorneranno al cielo. E poi, una pagina, un paio di pagine più avanti, cita una critica alla Chiesa cattolica riportata dall'inquisitore Bernardo Gui, che riassume così il pensiero degli gnostici nel Medioevo. Immaginano che ci siano due chiese, una quella buona che dicono essere la loro setta, affermano che è la Chiesa di Gesù Cristo, l'altra quella maligna, che secondo loro è la Chiesa romana, la chiamano spudoratamente Madre delle Fornicazioni, Grande Babilonia, Meretrice e Basilica del Diavolo. Ne disprezzano e ne mettono in caricatura tutta la gerarchia, gli ordini, l'organizzazione e gli statuti, chiamando eretici ed erranti tutti coloro che mantengono la sua fede. Insegnano che nessuno può essere salvato nella fede della Chiesa romana. Grazie a tutti voi che state seguendo, vedo che siamo già un bel po', e ringrazio di nuovo Paolo per essere qui con noi stasera, e a questo punto gli lascio la parola per introdurre appunto l'argomento di stasera e lo gnosticismo, soprattutto nel mondo antico. Poi andremo anche a parlare specificamente dell'epoca medievale. Benissimo, grazie a te per l'ospitalità, grazie a tutti per essere qui presenti con noi. Ma allora, questa sera appunto parleremo di gnosticismo. Lo gnosticismo è un fenomeno. Io preferisco rimanere molto generico. Marco, hai già accennato che non è molto corretto parlare di sette, di setta quantomeno, non è neppure molto corretto parlare di religione. Perché in realtà una religione è qualcosa di istituzionale, è qualcosa di strutturato, di univoco, con un credo, con una dottrina, eccetera, eccetera. Lo gnosticismo rimase alla fase precedente, quella magmatica di pensiero, pensiero fenomeno religioso, ecco. Però questa è una cosa interessante. Noi siamo abituati a pensare, quando si pensa ai Vangeli apocrifi, perché poi lo gnosticismo è questo pensiero che promana da una certa corrente dei Vangeli apocrifi.
tempi e che fa riferimento alla figura di Gesù. Però quando noi pensiamo ai Vangeli apocrifi, la nostra mente va subito all'ambito della religione. Non è neanche così corretto dal punto di vista concettuale, cioè della spiritualità, perché lo gnosticismo fa dialogare varie componenti. Una componente più squisitamente religiosa, un'altra di natura magico-esoterica. Lo gnosticismo è probabilmente uno dei movimenti, forse il movimento esoterico in ambito giudaico-cristiano più compiuto, che conosciamo meglio in antichità. Certo, c'era Qumran, c'erano tante cose, però la prima testimonianza di questa portata, a me piace pensare allo gnosticismo come un punto di partenza per la tradizione esoterica occidentale e non solo occidentale. Quindi, religione, nel senso propriamente detto, esoterismo, ma anche filosofia. Gli gnostici, mi piace dire, che sono tanto figli di Gesù Cristo, a cui fanno esplicito riferimento e di cui si ritengono eredi, quanto di Platone. Per gli gnostici la figura di Platone è un capostipite fondamentale, al pari di quella di Gesù, per quanto non espressamente menzionato, Platone è ovunque negli scritti gnostici. E non solo, c'è anche tutta una componente di mistica, quindi non tanto di religione nel senso più tradizionale, ma di spiritualità, di itinerarium mentis in Deo, cioè di viaggio dell'uomo verso la visione dell'assoluto. Ecco, la stessa parola gnosis significa conoscenza in questo senso, non è una conoscenza che si apprende su un libro o si apprende a livello appunto di speculazione filosofica, è uno sguardo su qualcosa che sta al di là, oltre la cortina del reale, no? L'uomo in qualche modo ha uno sguardo diretto, una comunicazione immediata col divino. Già qui quindi penso di aver risposto un po' a quella citazione che parla delle gerarchie ecclesiastiche. Ecco, il pensiero gnostico non concepisce gerarchia, vede l'uomo in diretta empatica comunione con il divino, proprio a livello di face to face, sguardo diretto dell'uomo verso l'oltre, verso l'aldilà inteso nel senso più ampio possibile. Ecco, ne approfitto subito allora per porre il primo punto della nostra discussione. Tu nel libro, in uno dei primi capitoli, se non nel primo addirittura, ti poni questa domanda: è corretto parlare di eresia quando si parla di gnosticismo? E la risposta, per farla breve, è no, non è molto corretto. Perché? Perché eresis alla lettera significa scelta, laddove per scelta ovviamente si intende una ramificazione di un albero principale, come quello di Natale con le mie spalle. Quindi abbiamo un ceppo principale, che è quello del cristianesimo, e le eresie che cosa sono? Sono dei filoni devianti, quindi per l'ortodossia cristiana sono ovviamente delle deviazioni di rotta, ovviamente da censurarsi, come ben noto, ma che scaturiscono da un pensiero comune, sono delle varianti di cristianesimo, sono dei cristianesimi parzialmente riveduti e corretti. Lo gnosticismo non è nulla di tutto questo, perché lo gnosticismo rappresenta un pensiero autonomo. Ha in comune col cristianesimo, l'abbiamo detto, la figura di Gesù, ma posto questo elemento comune, è un albero a sé stante. Quindi sono due alberi paralleli, due pensieri in perfetta antitesi. Da un certo punto di vista non mi piace neppure definire gli apocrifi come apocrifi in ambito gnostico, perché gli gnostici non cercano di scrivere dei libri per entrare nel canone cristiano, non vengono bocciati dal canone cristiano, quello accade al pastore di Erma, accade a scritti dell'ambito cristiano. Gli gnostici scrivono una loro contro Bibbia, un'altra Bibbia. Cercano di tracciare un canone parallelo e quindi assolutamente abbiamo due binari, due versioni, due pensieri. E gli gnostici ritengono proprio che la loro fosse la versione segreta, esoterica, che Gesù avrebbe consegnato a qualcuno. Ecco, esatto, due binari paralleli, il serpente e la croce, appunto, come nel titolo. Come si intersecano tra loro questi due simboli? Per esempio, tu parli delle primissime sette, per così dire, sette gnostiche, degli Ofiti e dei Naasseni, da Nahash, serpente in ebraico. Come si intersecano quindi la croce e il serpente nella visione degli Ofiti e delle prime sette gnostiche?
Dunque, il tema è un po' questo. Questi sono due simboli importantissimi, fortissimi all'interno dell'intera storia dell'uomo. Cioè, adesso qua se andassimo a parlare della simbologia della croce e del serpente, ovviamente non ne Chiaro. usciremmo più. Ma mi è piaciuto dare questo titolo perché esprime proprio la differenza, l'antitesi forte che c'è tra il cristianesimo e l'agnosticismo. Allora, ripassiamo un attimo un po' di catechismo. Per il cristianesimo la croce è lo strumento di salvezza per eccellenza. Il serpente invece è il maligno, è il tentatore, il male, tant'è che il serpente può essere inteso sia nella sua natura di Ophis, quindi il serpente, quello che striscia a terra, sia di Dracon, quindi quella gigantesca creatura che poi diventa il drago, ma che in antichità era un grosso serpente. Sempre figure malvagie che popolano l'Apocalisse, ma popolano anche ovviamente la Genesi nell'episodio celebre dell'Eden, del cosiddetto peccato originale. Per lo gnosticismo tutto questo viene completamente ribaltato. Gli gnostici si definiscono appunto, alcuni gnostici, alcune sette si definiscono Nahaseni dalla figura di Nahas che appunto è il serpente, o Ophiti. Ophis in greco è di nuovo il serpente, cambia soltanto la radice, ma in sostanza si autodefiniscono adoratori del serpente, o comunque qualcosa del tipo serpentiani, figure che traggono dall'immagine del serpente la loro identità. E come mai? Perché poi qua c'è il facile equivoco di pensare al satanismo, al venerare il male. Assolutamente no. Gli gnostici rileggono la struttura all'opposto, vedono nel Dio dell'Antico Testamento quello che condanna il serpente e condanna anche la donna insieme al serpente in quell'episodio, l'antagonista del racconto cosmico, non in quanto Dio sia malvagio, ma in quanto quel Dio, il Dio collerico, tirannico, geloso, per sua stessa definizione geloso nell'Esodo. Nell'Antico Testamento lo vedono come una sorta di impostore, di tiranno, di demone, nel senso di demonio, di diavolo, ecco, demone negativo. In antitesi a questo esiste un vero Dio, quello del Nuovo Testamento, il Padre di cui parla Gesù. E quindi qua abbiamo proprio una netta antitesi. E il problema è che gli gnostici svalutano la materia, hanno tutta una concezione molto particolare e in questa svalutazione della materia, enfasi dello spirito, la croce diventa il simbolo della materia, del mondo terreno. Quindi gli gnostici esaltano il serpente e condannano la croce. Abbiamo veramente un cristianesimo ombra riletto quasi al negativo. Ecco, gli gnostici sono quell'antitesi, quell'ombra, quel doppio che la storia ha voluto affiancare al cristianesimo e che nasce in contemporanea col cristianesimo, in qualche modo lo affianca attraverso 2000 anni di storia. Ecco, ne approfitto per fare subito un appunto a cui ti ho già accennato prima della diretta. La croce, tu dici, come simbolo della materia, secondo gli gnostici, come simbolo del, si potrebbe dire parafrasando, dell'imprigionamento dell'anima originaria di luce, della scintilla di luce, a questi quattro, no, angoli del cosmo, della croce. E questa immagine, come appunto già ti ho detto, mi ricorda la tradizione greca di cui parla anche Esiodo sul fatto che Giove, Zeus, in quanto sovrano, dio sovrano del cosmo, alla fine dell'età dell'oro, che invece sovrano era Saturno, Cronos, a Zeus si deve la quadripartizione del cosmo e del ciclo cosmico, quindi la divisione in quattro ere, la divisione in quattro stagioni dell'anno, la divisione dei sessi. E una serie di quadripartizioni e di partizioni dicotomiche che appunto vengono messe in atto non dal Dio originario, per così dire, che è quello appunto a cui si riferiscono gli gnostici, ma al Dio, tra virgolette, di questo mondo, al principe di questo mondo. No, una formula che veniva utilizzata per Satana in realtà, ma che gli gnostici, ribaltando la questione, la riferivano proprio al Dio dell'Antico Testamento, a Yahweh, che è, a parte l'influenza platonica del demiurgo, il demiurgo platonico ha chiaramente una concezione, diciamo così, un po' meno negativa, diciamo così, no? Del demiurgo gnostico. E questo demiurgo gnostico è anche a capo degli arconti, che sono una sorta di gruppo di divinità planetarie, diciamo così,
che tengono imprigionata questa scintilla di luce che c'è in fondo alle coscienze umane, e forse non solo, e le tiene imprigionate, appunto, questo simbolo della croce è l'uomo imprigionato alla materia, ai quattro lati della materia, no? Sì, decisamente, decisamente. Cioè, lì abbiamo proprio un tema molto interessante, che è quello delle radici greche dell'ognosticismo, come tu dicevi. L'idea, a parte il demiurgo platonico, di cui già abbiamo anche parlato in altre occasioni, mi interessava questa cosa che tu hai messo in luce, del fatto che in qualche modo l'idea, anche Zeus nel mondo greco, e poi ancora romano, laddove è preceduto da Saturno, assume l'identità talora di sovrano giusto, ma molto spesso anche di tiranno, di figura in qualche modo collerica, che incombe, che si comporta da despota. E non solo, cioè, l'ognosticismo affonda profondamente le sue radici nel mondo greco. Ad esempio, è debitore anche dei miti orfici. Nella tradizione legata a questa figura che è Orfeo, abbiamo invece un mito che vede qui Zeus investe per la verità della figura positiva e i titani come personificazione della materia. Allora, in questa versione, che è una forte variante del pensiero greco, perché stiamo parlando appunto del movimento esoterico orfico, i titani che cosa fanno? Attaccano e uccidono e poi divorano il figlio prediletto di Zeus. Vedete come ci muoviamo in un binario un po' insolito, che è Dioniso. Dioniso viene fatto a pezzi e divorato dai titani. Ora, Zeus decide di punire i titani scagliando la sua folgore e distruggendoli. Dal sangue dei titani, misto ovviamente al cibo da loro ingurgitato, quindi all'essenza di Dioniso, nasce l'uomo. L'uomo quindi è duplice, già secondo il pensiero orfico. Ha in sé il male assoluto, la materia più abietta, il sangue dei titani, appunto i nemici cosmici per eccellenza, ma al tempo stesso al suo interno anche una scintilla di Zeus, in questo caso, una scintilla di Dioniso, che appunto è stato divorato dai titani e quindi è entrato a far parte di questa materia originaria che crea l'uomo. Quindi questa dicotomia molto forte. Ecco, il pensiero gnostico che cosa fa? Prende queste intuizioni, queste riflessioni molto antiche, che vedono appunto la figura del tiranno, l'età dell'oro, l'idea della dicotomia dell'uomo tra corpo e spirito, e le trasporta in un altro ambiente culturale, ossia quello giudaico. Non è che ci deve stupire particolarmente, perché siamo nel secondo secolo, siamo sotto l'impero romano, siamo in un'epoca in cui la cultura circola, nella prima globalizzazione, come mi piace chiamarla. Guarda, Paolo, ne approfitto per fare un altro punto, perché è un tema che tratto anche io nel mio Angelo dell'Abisso, di cui anche abbiamo parlato in altre dirette, quindi... tu hai nominato il mito orfico di Dioniso Zagreo divorato dai titani, e poi i titani sono appunto fulminati dal fulmine di Zeus, e da questa poltiglia nasce l'uomo duplice, che è fatto, come dici tu, dalla carne di Dioniso digerita dai titani stessi, e poi da questo fulmine di Zeus. Ma un mito orfico che è ancora precedente ontologicamente, è quello di Fanes. Mm-hmm. Fanes, considerato il primo dio esistente nella cosmogonia o degli orfici, letteralmente Fanes vuol dire splendore lucente, quindi è proprio quella scintilla di luce che gli orfici e poi i mandei anche nominano come il gemello di luce, il Fos, poi ci ritorneremo in seguito. Quello che voglio adesso cercare di spiegare è come il mito di Dioniso Zagreo divorato dai titani e fulminato da Zeus è un aggiornamento, secondo me, più recente del mito di Fanes, che è quello veramente originario. Nel mito di Fanes i titani ancora non ci sono. C'è Fanes, splendore lucente, che è questa scintilla originaria, il protogonos, il primo nato, il primogenito, e Fanes ha il dominio del cosmo. Poi arriva Zeus e lo divora, e divorandolo ottiene il dominio del cosmo, perché dentro di sé ha Fanes, ha questa gloria lucente, no?
Nel mito invece di Dioniso con i titani intervengono e prendono la parte peggiore di Zeus, no? I titani, come Zeus nei confronti di Fannes, divorano Dioniso, che è un aggiornamento, diciamo, più antropomorfizzato del Fannes originario. E Zeus allora interviene fulminando i titani, e in questo caso il fulmine di Zeus viene visto come la scintilla di luce, ma nel mito originario la scintilla di luce era Fannes, che Zeus ha inghiottito. Quindi vediamo come il mito orfico originario pone un dualismo che invece nel mito di Dioniso viene molto attenuato dall'inserimento dei titani, che poi sarebbero per i gnostici gli arconti, cioè quelle emanazioni appunto del dio demiurgico. Assolutamente. No, è interessante questa duplice evoluzione del pensiero, che tra l'altro ci dà subito l'idea di un approccio che dobbiamo avere alla storia delle religioni. Noi non possiamo procedere per categorie standard, non possiamo tagliare con l'accetta Zeus buono, Zeus cattivo, o Certamente. in un racconto Zeus è il buon padre, mentre invece nella versione originaria è l'usurpatore. Quelle che rimangono non sono tanto le identità, quanto gli archetipi, quanto i modelli di riferimento. Abbiamo sempre una dicotomia tra qualcuno che usurpa e divora e qualcuno che era la scintilla di luce, era il divino e che viene divorato. Questo è un po' l'approccio che cerchiamo di avere in quest'ambito. Il motivo per cui mi trovo molto bene a parlare con te di queste cose, ecco, perché è un approccio tipico della storia delle religioni e che è quello che un po' bisogna avere quando ci si accosta. Quindi anche nella lettura, chi vorrà approcciarsi e leggere direttamente Il Serpente e la Croce, non stupitevi se in antichità abbiamo detto gli gnostici considerano il serpente molto buono e i loro eredi medievali, i catari, invece adottano l'idea del serpente come malefico, perché ovviamente è intervenuto un altro contesto culturale, il contesto giudaico-cristiano, quindi si è affermata quell'altra idea, mentre invece in antichità il pensiero era molto più magmatico. L'interpretazione dei fatti dell'Eden non era così univoca, ecco, non era così scontato che il serpente fosse il tentatore e Dio fosse la figura che salva l'uomo, ecco, in realtà è l'esatto opposto. Ecco, un altro tema di cui tu parli nel libro è questo rapporto tra il serpente e la donna, Eva, dal punto di vista gnostico, che in qualche modo come archetipo ricorda anche le sacerdotesse, le sibille, la Pizia, che avevano questo rapporto molto stretto con il serpente, che era collegato a Gea, alla dea madre. E da questo dipende anche appunto una diversa concezione della donna che avevano gli gnostici rispetto invece ai cristiani, e di cui tu parli pure nel tuo libro su Maria Maddalena. Eva, Maria Maddalena e soprattutto la Sofia della Pisci Sofia, appunto. Puoi delineare un filo rosso, un tragitto tra queste figure e il serpente? Assolutamente sì. Andiamo proprio all'origine di tutto ciò che noi sappiamo, no? Questo benedetto racconto dell'Eden. Ora, nell'impostazione tradizionale del racconto, la donna è colei che comunica col serpente, è la prima che dà retta al serpente e decide di mangiare il frutto proibito. Nella versione cristiana, che poi si affermò storicamente come maggioritaria, questa è la fonte di 2 millenni di misoginia. Di fatto è così, non neghiamolo, non cerchiamo di fare dei distinguo. In qualche modo l'idea di Eva come prima peccatrice e come tentatrice riflessa su Adamo ha fatto sì che la donna sia considerata la fonte della tentazione. È la donna che seduce l'uomo. È la donna che lo induce in tentazione, lo travia, non è mai l'uomo che devia dalla retta via alla donna. Questo ha portato sì, appunto, tutta una concezione con sé che vede le donne o nel ruolo di tentatrici o nel ruolo di figure marginali, di figure lasciate ai margini del racconto,
con l'eccezione di Maria di Nazareth, che viene rivista però come uno strumento, come un meccanismo di chiusura del cerchio, ecco, di riscatto. Lo gnosticismo ribalta completamente l'intera questione, perché gli gnostici sono, la gnosis abbiamo detto, è la conoscenza. L'approccio gnostico è raggiungere la conoscenza. L'obiettivo dello gnostico è raggiungere la conoscenza, mangiare il frutto dell'albero della conoscenza. Il Dio dell'Antico Testamento, quel Dio che pone il divieto e che rende proibito quel frutto, è Sakhla, il signore dell'ignoranza, il demiurgo. Lo stolto con la S maiuscola in aramaico, Sakhla è appunto l'ignorante, la figura proprio il signore dell'ignoranza. E questa persona desidera che l'uomo rimanga nelle tenebre dell'ignoranza, l'uomo come genere umano. L'uomo invece come maschio ci sarebbe rimasto ben volentieri, e la donna avere l'intuizione a voler entrare in comunione con Ophis, con il serpente, con colui che in qualche modo sfida questo falso dio e mette in dubbio le regole costitutive del cosmo antico, di questo protocosmo che è l'Eden. E quindi la donna stabilisce subito un rapporto speciale con il serpente. Lo gnosticismo, l'hai accennato bene tu, ha tante figure femminili, proprio perché operata questa rottura si va a rileggere completamente l'immaginario sacro, sia nell'ambito storico, quindi nell'universo gnostico, Gesù si rivolge a Maria Maddalena come un apostolo prediletto e come la sua erede. Consegna a Maria Maddalena la conoscenza segreta, lo gnosticismo. La dottrina gnostica ha come capostipite, uno dei capostipiti, Maria Maddalena. Non intesa quindi alla Dan Brown come la madre di una progenie, perché gli gnostici non vedono di buon occhio la riproduzione, ma vedono in Maria Maddalena una somma sacerdotessa. Concepiscono l'idea del sacerdozio femminile. E anzi concepiscono la donna come un veicolo di conoscenza, quasi naturale. Ma questa idea della duplicità e del ruolo salvifico della donna viene ribaltato dal mondo terreno anche al mondo divino. La Sofia di cui tu parlavi è una figura, è un membro di una coppia divina originaria, una delle coppie divine originarie, le Sizigie, Sofia in qualche modo è l'artefice del cosmo terreno, sia quindi responsabile delle nostre temporanee sofferenze in questo mondo, ma è anche il meccanismo di salvezza, è l'ancora di salvezza dell'uomo. Sofia è intesa come la controparte divina di Gesù Cristo, e quindi Sofia diventa un'entità ambivalente, ma che incarna il divino, l'assoluto, la spiritualità. E ancora più su di Sofia abbiamo un dio che parla al femminile. Uno scritto ancora inedito in Italia, non ha un buono studio alla base, che è Tuono, uno degli scritti di Nag Hammadi, Tuono mente perfetta. Perfettamente perfetta, quello. Molto interessante, perché ci mette in scena un dio che parla per enigmi, che parla per paradossi, ma soprattutto che non è un dio, ma è una dea. Il dio più archetipale, più profondo, quello che gli gnostici chiamano abisso, parla in prima persona, quindi passatemi la battuta, la provocazione, giusto perché siamo qua, è sera e quindi si scherza anche. Aiuto, mi sono perso. Abbiamo un Sul dio tuo che mente perfetta, forse? parla in prima persona e parla al femminile, parla di sé come una donna. E quindi in qualche modo mettiamo completamente, cioè, riscriviamo, ecco, la battuta era il fatto che questo in qualche modo è l'unico Vangelo secondo Dio, perdonate l'uso, cioè. Qui la voce narrante è quella di Dio, non è quella di un apostolo. Abbiamo Dio che parla di se stesso. Quindi, se vogliamo, e questo mi dispiace un po' che non sia ancora stato tradotto in Italia, il Vangelo, cioè, l'unico caso in cui l'unica voce narrante, l'unica voce lirica, l'io, è Dio stesso. Quindi è uno dei testi più sacri dell'ognosticismo, e in questo testo Dio parla di sé al femminile.
Quindi Tra l'altro parlando di musica, c'è un album dei Current 93 che si chiama Thunder Perfect Mind, che appunto sì. è dedicato a... è una band molto gnostica, volendo, e anche altri rimandi in altri album. Comunque, rimaniamo su questo argomento, l'abisso, le coppie originarie tra gli dèi, tra le emanazioni divine, meglio. La prima, abisso e silenzio. No? La seconda, intelletto e verità, logos e sofia e sapienza. Ricorda molto anche qui nuovamente le cosmogonie indoeuropee di qualunque tipo, induiste, norrene, elleniche, con questo abisso primordiale, totalmente abissale, totalmente oscuro, tenebroso, senza una differenziazione. In seguito, in una seconda fase, a questo abisso, nella cosmogonia orfica c'è Nyx come, no, controparte paredra femminile, del caos e del Tartaro, dell'abisso primordiale. E da questa coppia primordiale nasce la seconda sizigia, sizziga, giusto? Sì. Che è appunto quella tra il dio, Logos, il dio di luce, e la sua paredra femminile, Phanes. In questo caso si può vedere con Eos, la dea dell'alba. No, nella cosmogonia greca. In quella gnostica si trova qualcosa di simile. C'è inizialmente un abisso caratterizzato dal silenzio che forma la prima emanazione divina, e da questa prima emanazione, da questa prima coppia, ne nasce la seconda, che è appunto formata da intelletto, logos e verità, sofia. Ma questa sofia cade, e da qua nasce il mondo, il tempo, la prigione cosmica, diciamo così. Certo, gli gnostici creano questa idea della sizigia, che sostanzialmente è una coppia Scusami, è cosmica. un po' Afrodite Urania questa Sofia. Sì, decisamente, decisamente, assolutamente sì. E qui alla base c'è anche un altro tema, quello dell'androgino, ovviamente, perché queste coppie non sono solo da intendersi come le intendeva la mitologia greca, quindi come paredri, come una figura e il suo accompagnatore, ma formano un unicum, sono inseparabili, di fatto sono due entità dentro, non posso dire corpo, perché lo gnosticismo in questa fase parla di entità puramente spirituali, ma dentro un unico ente, un unico essere, che quindi ha due coscienze. Il divino è sempre duplice, è sempre androgino, è sempre sia maschile che femminile. Quindi in realtà, tornando proprio a tuono, quella è la voce di quella coscienza femminile del divino, che sta unita a una coscienza maschile. Non dicono gli gnostici che Dio è donna, dicono che Dio è androgino, e in quel caso a parlare è l'ego femminile anziché l'ego maschile. E assolutamente sì, questo pensiero ovviamente va per emanazioni. Perché all'inizio l'abisso? L'abisso può disturbare come immagine, perché nell'immaginario gnostico in realtà Dio è luce. E l'oscurità è questo mondo, è la tenebra, è il demiurgo usurpatore che ci opprime. Quindi, come mai partiamo da un abisso? Per un discorso di impossibilità conoscitiva. Per gli gnostici, il padre di tutti i padri, quindi la fonte originaria, il Dio originario, se vogliamo dirlo in termini scientifici, il Big Bang. Questa entità non è conoscibile, non è esplorabile, si definisce solo per negazione. Sappiamo che è immortale, che è impassibile, lo definiamo per negazioni di caratteristiche umane. È il Quindi. cosiddetto Deus Oziosus, no? Di cui parla Mircea Eliade, di cui abbiamo parlato qualche diretto, qualche settimana fa con il curatore, no, dell'opera di Eliade. Il Deus Oziosus, quindi il dio originario che a un certo punto si ritira, no? Nelle tradizioni mitiche, si ritira e lascia ad agire delle emanazioni inferiori. È la stessa Assolutamente. cosa che c'è nel gnosticismo alla fine. Decisamente, questo è il cardine dell'origine del mondo gnostico. Il vero Dio, il Dio originario, è un abisso inconoscibile che dà il là all'universo e poi si ritira in se stesso. Dietro, ovviamente, per chi ha un po' di contezza di filosofia, sa che c'è Aristotele, c'è il motore immobile,
che dà il là al cosmo, ma poi non entra nelle vicende della storia perché? Perché le vicende della storia sono terrene, sono mortali, sono cicliche. Dio è fuori dal tempo, è fuori dal divenire. Dio Per è fuori. dirla sì, con i termini buddisti o induisti, il Chakravartin, colui che fa girare la ruota, e Lao Tse dice che la ruota è formata da 30 raggi, ma quella che fa girare la ruota è il mozzo, è il buco in mezzo, il Dio invisibile. Assolutamente sì. Tra l'altro, curioso, pensavo, quando utilizzai questa citazione di Lao Tzu nell'Angelo dell'Abisso, che i 30, i 30 raggi della ruota, 30 è il numero degli anni che Saturno, il pianeta Saturno, impiega come rivoluzione intorno alla Terra. Ed è un numero ricorrente in realtà, il 30, in queste dottrine, no, cosmiche, cicliche. Decisamente sì, il 30 ritorna molto spesso, è un elemento che nella ciclicità ritorna più volte, anche in certe versioni, qua mi piace sottolineare il plurale, non l'abbiamo detto, ma l'gnosticismo non è una dottrina, come ho detto, unitaria, è un magma di dottrine indistinte perché non codificate da un'autorità. Quindi in certe versioni, in certe varianti del gnosticismo ricorre anche lì il 30 e quindi sicuramente un numero molto importante e fortemente simbolico. Dal punto di vista di questo Deus che in qualche modo dà origine e poi si ritira, è interessante vedere come è qualcosa di totalmente estraneo alle dottrine sia cristiana che giudaica, in cui invece Dio è artefice, creatore. E interviene permanentemente nella storia. Vale anche per l'Islam, ovviamente, però qua sorge un elemento. Vediamo come lo gnosticismo attraversa i secoli e crea delle ramificazioni di sé anche al di fuori dell'alveo giudaico-cristiano. Nell'ambito medievale abbiamo un movimento islamico, di cui poi magari parleremo meglio poi in dettaglio, che è il movimento degli Ismailiti. Quello per capirci che tutti conoscete col nome degli assassini, la famigerata setta degli assassini. Per la setta degli assassini, all'origine del cosmo c'è il Ghaib al-Ghuyub, il mistero dei misteri, l'abisso degli abissi. Di nuovo un qualche cosa che dà in là e poi si ritira. Quindi Allah viene dopo, il Ghaib al-Ghuyub sta prima e si estranea totalmente. E questo è un mistero inconoscibile, insondabile. La stessa Sofia, che è un'entità divina e non è un essere umano, entra in difficoltà nel momento in cui cerca di vedere questo Ghaib al-Ghuyub, che in qualche modo non deve essere visto e non può essere visto. Abbiamo proprio l'idea di un mistero assoluto all'origine della Mi creazione. viene in mente Giorgio Colli tantissimo a sentire queste, tra l'altro torinese, no? Piemontese pure lui. L'idea, e poi anche ovviamente Rudolf Otto, il sacro come mysterium tremendum, come qualcosa di terrifico, qualcosa che non si può né guardare senza, no, senza un velo, un settuplice velo, per usare una formula così ricorrente. Ma non si può neanche definire, appunto, si può definire solo per negativo. Certo. E qua c'è sia il mondo greco, ovviamente, che ha il motore immobile, ma c'è anche qualcosa di giudaico. Se andiamo molto alla radice del pensiero giudaico, il pensiero giudaico distingue in maniera molto netta ciò che è puro da ciò che è impuro. Allora, noi ci aspettiamo, ovviamente, l'impurità, che cos'è la donna durante il periodo delle mestruazioni, il cane, il serpente che striscia per terra, sono cose sporche, I d'accordo? Quindi molluschi, il fango, i suini, però sì. c'è un elemento curioso, perché ciò che è sommamente impuro e deve essere tenuto lontano dalla società, deve essere in qualche modo arginato, è anche il sacerdote dopo che è stato all'interno del Sancta Sanctorum. Perché? Perché in qualche modo il divino è qualcosa di inconoscibile e minaccioso e potenzialmente distruttivo se guardato senza veli. Quindi è per questo che il divino deve essere visto
per speculum in enigmate non può essere guardato direttamente, perché nel mondo giudaico, nel mondo ebraico addirittura, in qualche modo avere un contatto col divino può essere distruttivo, può annientare. E quindi il sacerdote è già un uomo destinato a questo compito, ma che a sua volta deve osservare dei rituali perché, e sembra paradossale, il divino è impuro. Non perché è imperfetto, perché noi siamo imperfetti e quindi è un agente patogeno, per dirlo in termini medici, è troppo pericoloso. Mi piace molto l'immagine del guardare il sole o, perché no, l'eclissi, che si riesce a fare meglio, occhio nudo. Rimaniamo accecati per via della nostra limitatezza, ovviamente. E Allora, questo. sul tema dell'Islam esoterico ismaelita, torniamo a breve. Prima ti volevo che tu esponessi altre dottrine di cui tu parli. Ne approfitto per invitare il pubblico a porre le proprie domande, a intervenire se lo desidera. Cercheremo di leggere le domande durante la discussione. E ricordo anche a chi non l'abbia ancora messo di seguire il canale YouTube e di azionare la campanella per rimanere aggiornato su tutte le prossime i prossimi eventi che organizzeremo appunto sul canale. La dottrina appunto che volevo trattare adesso, che in realtà si riallaccia all'ultima domanda che ti ho fatto con l'abisso e il silenzio e l'intelletto e la verità. C'è quest'altra dottrina che tu richiami, che in un certo senso, secondo gli gnostici, si può dividere la storia cosmica a seconda di alcuni concetti ben definiti. L'abisso è il primo, l'intelletto è il secondo, l'anima universale è il terzo, cioè Sofia, il quarto è l'uomo spirituale e il quinto è l'uomo terreno. Quindi l'uomo terreno è l'ultimo gradino di una scala discendente. E questa, l'ultima syzygia, l'ultima coppia, quella dell'uomo spirituale e dell'uomo terreno, è appunto una dottrina che ritroviamo nelle prime sette gnostiche, nelle prime correnti gnostiche, ma ritroviamo anche nell'area mandeista, nell'area che poi dà vita al sufismo. E che originariamente deriva da Mani, dal profeta Mani, dal manicheismo. Questo dualismo dell'uomo, di cui parla Henri Corbin, grandissimo autore che io ho citato anche nell'Angelo dell'Abisso, questo dualismo interno all'uomo, che da una parte è uomo terreno, Adamo di carne, e dall'altra è uomo di luce, gemello di luce. Un Adamo primordiale, fatto di sola luce e androgeno. Secondo gli gnostici, secondo i Mandei, secondo i Sufi, l'uomo terreno, l'Adamo di carne, deve creare un collegamento, una syzygia appunto con questo uomo di luce, no? Ed è una dottrina che noi ritroviamo attraverso i secoli in zone, aree geografiche lontane anche. Certo, sì, assolutamente, perché partiamo proprio dalla premessa base che sta da un po' l'alto pensiero gnostico. L'abbiamo detto prima un po' accennando al discorso del mito orfico e quindi del corpo e della scintilla. L'uomo è duplice, è dicotomico, ma in realtà esistono veramente due coscienze, due identità, un'identità luminosa e un'identità oscura. L'uomo è costretto a scegliere, ha veramente una duplicazione, una frammentazione. Apro una parentesi completamente fuori tema, è qui che, ad esempio, vado, e questa è un po' la chiave di lettura che io fornisco nel mio libro Pillola Rossa del film Fight Club. Quindi queste due identità che stanno interne all'uomo. E lo dilaniano, lo contrappongono. Allora, l'uomo deve cercare di non combattere con il suo gemello luminoso, ma lasciarsi guidare da esso. Mani, che in realtà noi siamo soliti immaginare come una figura che sta ubicata in Persia e immaginiamo con tutti i tratti tipici del mondo iraniano, in realtà vive la sua adolescenza e l'età della sua formazione nel mondo siero-palestinese, perché lui era di origine babilonese, fugge da un conflitto tra parti e persiani,
per motivi politici e trova ospitalità nel mondo siro-palestinese, in una setta, quella degli Encasaiti. E qui che cosa fa? Qui entra in contatto col cristianesimo. E del cristianesimo isola un passaggio che noi diamo sempre per scontato, quella del Paraclito. Gesù prima di andarsene promette ai discepoli che manderà con loro un paraclito, un protettore. Il cristianesimo ha deciso di interpretare così, ma non è scritto da nessuna parte, che questo paraclito si manifesti nel momento in cui viene emanato lo Spirito Santo, al momento della Pentecoste, per capirci. Però in realtà questa è una chiusura del cerchio che viene fatta per in qualche modo saldare questa promessa. Secondo Mani, invece, il Paraclito è proprio un gemello di luce. Mani afferma di aver incontrato il proprio gemello di luce, il Paraclito, che gli appare e lo istruisce. Quindi questo è un elemento curioso, perché uno dei grandi archetipi più comuni, più banali, se vogliamo, della religiosità, vede l'uomo istruito da un'entità divina, da un'entità metafisica. All'uomo appare un angelo, un dio, un qualcosa, ecco. In questo caso non è proprio così. Mani si autoistruisce, perché questo doppio di luce non è altro che Mani stesso, il gemello luminoso di Mani. Quindi, se vogliamo, adesso poi qua non c'è tempo perché veramente apriremo una serata parallela, ma tutti questi concetti si prestano anche, se qualcuno degli ascoltatori ha due idee di psicologia, di psicanalisi, non è detto che questo gemello di luce debba venire dal di là del cielo, può anche essere l'inconscio, l'io sommerso, ecco, sicuramente è un qualcosa che fa parte dell'io di Mani. Mani entra in dialogo con un se stesso che non sapeva di conoscere. Per chi ha letto i sette sermoni ai morti di Jung sentirà sicuramente parole familiari. Ecco, questo mi piace molto perché appunto già in antichità c'è questa idea dell'io che dialoga con se stesso. E questo io di Ecco, luce in qualche modo è il doppio del nostro. questo è un concetto che tu riprendi a un certo punto nel tuo libro, descrivendo come, da un punto di vista gnostico, i profeti sarebbero manifestazioni dell'uomo di luce. No, quindi i profeti sarebbero coloro che riescono a creare questo collegamento con l'uomo di luce e a farsi guidare da, no, da lui. E Sì, questa è la esatto. differenza tra un profeta o tra un uomo pneumatico, per utilizzare una terminologia gnostica, è un ilico, no? È un uomo in differenza. Sì, esatto, assolutamente. Ed è un tema che, se devo dire, perché poi ovviamente il libro di che cosa parla? Non parla solo di gnosticismo, parla delle sue evoluzioni. Lo gnosticismo si evolve anche geograficamente. Lo gnosticismo che va verso est, sia in direzione Mani, Mandeismo, Islam, ma si spinge fino all'estremo oriente. Ecco, questo ramo tende a enfatizzare molto questo aspetto dell'uomo di luce, del profeta identificato come portatore di un'aura luminosa. Se pensate, ad esempio, gli ismailiti hanno l'idea del corpo mistico dell'imam, laddove l'imam non è il predicatore, siamo in ambito sciita, quindi è il sommo profeta, non è l'imam inteso come il parroco islamico, ecco, solo questo a intenderci. Ecco, sì, il Vangelo di Tommaso esordisce in questo senso, ma certo, l'idea del gemello viene proprio da Didimus, che è il gemello, il bodhisattva. Sono una fonte di influenza perché in qualche modo il mondo orientale buddista entra in contatto con lo gnosticismo e lo feconda attraverso quel grande ponte asiatico che fu l'impero persiano. Mi E ricordo quindi. anche i nestoriani, no? I nestoriani è una corrente cristiana, gnostica, volendo, che fa da ponte tra la religiosità buddista e quella medio orientale, ecco. Assolutamente. Ed è affascinante vedere come vedete, diventa tutto pragmatico perché lo gnosticismo non conosce confini. E quindi nella sua evoluzione orientale
influenza appunto anche l'Islam, influenza anche il mondo iranico, perché in qualche modo il manicheismo si pone come una variante dello zoroastrismo, sia pure molto radicale e rivoluzionaria. Arriva fino alla Cina e ovviamente fino all'India, da dove aveva già avuto una prima influenza. E quindi abbiamo proprio un'evoluzione in questo senso che ha come filo conduttore l'idea dell'uomo di luce, uno dei fili conduttori. Questo uomo di luce che in qualche modo è un'entità, passatemi la provocazione, sempre nell'ambito delle 10:30 di sera, in qualche modo è un superpotere. L'uomo acquisisce una abilità superiore che viene dall'interno, che viene dal sé più profondo e gli permette di accendersi, infatti non a caso nell'Apocalisse di Adamo Gesù è definito l'illuminatore, l'uomo che si autoillumina da sé dopo essere entrato in contatto con la dottrina salvifica. In qualche modo si autorealizza. Questo è un'idea, un topos che poi entra anche in tanta cultura pop contemporanea. Il potere più profondo nasce dall'uomo stesso, non arriva dal contatto con qualcosa di esterno. O meglio, il contatto con qualcosa di esterno fa sì che l'uomo si rifugi in sé, vada a fondo dentro se stesso e trovi quella scintilla, quella pietra, quel qualcosa, ecco. Bene, perfetto. Allora, su questo punto direi che possiamo iniziare a parlare delle correnti medievali che abbiamo già menzionato brevemente, ma andiamo un minimo più in profondità. Le correnti o eresie medievali, come giustamente venivano chiamate dai padri della Chiesa medievale, Pauliciani, Bogomili e Catari. Dei Catari, che è tra le correnti quella più indagata anche dalla letteratura che abbiamo anche disponibile in Italia. C'è il libro di Otto Rahn, La corte di Lucifero, di questa bellissima edizione, delle edizioni Barbarossa, un libro bellissimo in cui Otto Rahn, esploratore tedesco, andò negli anni 20-30, se non ricordo male, sui Pirenei a indagare la dottrina dei Catari, appunto, da quel poco che era rimasto, che riuscì a trovare a Montsegur, a Montserrat. Ci sono una serie poi. Discorso che si riconnette anche a Rennes Le Chateau e letture anche che sono state, diciamo così, un po' commercializzate, no? Sto pensando ai vari Giacobbo, Mistero, tutto quanto, con compagnia cantante. Ma in realtà i Catari nascondono veramente un mistero. I Catari, ma anche appunto i Pauliciani, i Bogomili. Ora io ti chiedo in che modo si distanziano dalle sette gnostiche dei primi secoli cristiani. Sicuramente tu dimostri che il punto di partenza da cui partono è il medesimo, però c'è un modo diverso di affrontare l'esistenza terrena da parte di queste correnti. Eh sì, c'è un filo conduttore assolutamente forte. Io nel libro cerco di trovare il fil rouge. Ma perché? Perché la storia delle religioni tende a vedere tutti questi eventi, queste figure, queste sette, come elementi a sé stanti. Io nel libro vado a tracciare un percorso, perché in qualche modo no, ritengo che le idee non nascano dal nulla e quindi ci sia un filo conduttore che parte dal mondo gnostico e attraversa tutta la storia fino a influenzare la nascita del catarismo, che se ci pensate, come viene studiato convenzionalmente, è una completa follia, perché nel cuore dell'Europa cristianissima medievale riemerge un pensiero gnostico. Ma allora ci sono due ipotesi, hanno battuto molto forte la testa, non lo so, ecco, nell'ambito delle crociate sono tornati, se no dobbiamo ammettere che qualche flusso, qualche movimento di popoli, di idee, di pensieri ci deve essere stato. Sono andato un po' a caccia di queste cose e siamo partiti appunto dai Pauliciani per poi arrivare ai Bogomili e per poi arrivare ai Catari. Però, come dici correttamente tu, non sto parlando di una dottrina che viene tramandata in maniera immutabile. Le idee evolvono, che l'uomo evolve e il contesto sociale evolve. Lo gnosticismo si afferma in un'epoca in cui il cristianesimo è l'antitesi, ma non si è ancora imposto e quindi si permette di riscrivere radicalmente il cristianesimo rivisitandolo.
Invece, in ambito medievale, influenzato anche da un certo tipo di concezioni che vedono l'uomo come prigioniero della valle di lacrime, per citare le preghiere cristiane, abbiamo una forte enfasi sull'idea dell'uomo, c'era già ovviamente nel gnosticismo, ma il peso molto forte viene dato sull'idea dell'uomo prigioniero in una dimensione oscura. Abbiamo una cristianizzazione del linguaggio, ossia il demiurgo, il sovrano di questo mondo, più che non, certo, è il creatore, quindi il Dio dell'Antico Testamento, ma prima ancora di essere il Dio dell'Antico Testamento è un Lucifero caduto, è un Satana. Quindi abbiamo proprio una dialettica tra il diavolo e Dio. Questo perché? Perché si è affermato ormai l'immaginario cristiano, quindi gli gnostici e i loro eredi non possono farne a meno. Chiamano appunto variamente Satana o con altri termini di questo tipo il nostro demiurgo, che non nasce come un'entità diabolica, nasce come un Dio impostore, quindi qualcosa di molto più vicino a Yahweh che non a Satana. Però, ma anche perché nel mondo cristiano originario Satana non esiste, non è così. È la somma di varie figure. Abbiamo Lucifero che compare in un certo passaggio, il Satana di Giobbe che in realtà non è affatto cattivo, nonostante la tradizione lo voglia far così. Nel momento però in cui si crea il diavolo e si crea una dialettica tra Dio e diavolo, lo gnosticismo mantiene forte la sua identità originaria, ma assume questo linguaggio. Quindi il nostro mondo altro non è che il dominio di questo demiurgo diavolo. E in antitesi abbiamo un dio della luce. Il nostro demiurgo, ovviamente, che cosa è successo? Durante la rivolta degli angeli è caduto sulla terra e l'ha riorganizzata. Perché fin qui più o meno potrebbe sembrare la trama della tradizione cristiana, passatemi l'ennesima provocazione pop, potrebbe sembrare la trama di Lucifer, ma nel momento in cui è il nostro Lucifer a creare il mondo terreno e non è più Dio, allora siamo in ambito gnostico, perché la tradizione cristiana vuole che il mondo sia stato creato ovviamente dal Dio buono. Invece no, i pericatari, così come per questi movimenti che li hanno preceduti, il mondo è creato dal diavolo, dalla Rex Mundi, dal tiranno, dal malvagio. E questo è il vero filo conduttore che io ho identificato come un'evoluzione dello gnosticismo. Certo, Evoluzione. tu scrivi dal punto di vista cosmico, per i catari non esisteva alcun inferno. Con questo termine semmai veniva indicato provocatoriamente il mondo terreno, in cui l'umanità si ritrovava prigioniera alla mercé del diabolico Rex Mundi. Alla fine dei tempi, invece, la materia e i suoi seguaci del Rex Mundi si dissolveranno semplicemente nel nulla, mentre la creazione buona si ricongiungerà con Dio. Mi pare che sia la stessa dottrina manicheista dei tre tempi di cui tu parli, mani divide la terra, la storia cosmica, diciamo così, dell'umanità in tre fasi, di cui l'ultima è questo, no, ritorno delle scintille divine alla fonte originaria. Sì, perché di fatto il manicheismo, che poi si espande anche a Occidente, basti pensare al fatto che Sant'Agostino stesso in adolescenza era manicheo, quindi il manicheismo arriva fino in Tunisia, fino in Italia, ecco. Il manicheismo che cosa identifica? Identifica una prima fase in cui la luce e la tenebra sono nettamente separati. Una seconda fase che è molto articolata, perché ovviamente è la storia del cosmo, ma è accomunata, per tagliarla breve, da una mescolanza, una indebita mescolanza tra luce e tenebra. Ritorniamo al nostro benedetto Dioniso Zagreo piuttosto che non a Zeus che si divora Fanes, no? Questa commistione di luce e tenebra. La terza fase, all'insegna di un pensiero e di un tempo ciclico, riporta la luce e la tenebra perfettamente separate. Quindi non abbiamo un modello assolutamente ormai invalso, che è quello del giudizio universale. Tu sei cattivo e vai in un reame ultraterreno destinato ai cattivi, mentre invece tu sei buono, vai in un altro reame. Quindi abbiamo lasciamo perdere un attimo il purgatorio, che è una creazione un po' posticcia, ma
una tripartizione, abbiamo la terra, abbiamo il regno della luce e abbiamo l'inferno. Per gli gnostici e per i loro eredi medievali, i mondi sono soltanto due, la luce, che è eterna, e invece il mondo oscuro, che è già questo, siamo già all'inferno, sia per gli gnostici che per i catari. E quindi, in qualche modo, la condanna, che è qualcosa di molto moderno, ritengo, non passa attraverso l'eterna prigionia in un posto buio popolato da gente brutta e cattiva, ma passa attraverso l'oblio, l'annientamento, la morte per l'ateo, ossia l'annichilimento del malvagio. E questo forse è qualcosa che fa molto più paura e va molto più in profondità e molto più autentica, la sorte del malvagio nel pensiero gnostico. In qualche modo il malvagio si dissolve, si annienta, proprio perché è puro corpo. Tu prima parlavi di uomini... È pura scorza, tu usi questo termine, no? Ule è la materia, oppure scorza, sì. Distinguiamo la scorza da qualcosa che c'è all'interno. È una serie di termini che tu menzioni, danno proprio questa idea del corpo superficiale, del corpo terreno, scorza, guscio, tunica, sono dei termini che già usava Platone. Per Platone il corpo è la tomba dell'anima, il soma è sema, la prigione della psiche, no? E invece dentro questa scorza, dentro questa tunica c'è il nucleo, c'è il nocciolo. Questo è un termine molto curioso perché quando nei miti antichi si parla, nei miti celtici, nei miti norreni, si parla di mele dell'immortalità, altro argomento che io tratto nell'Angelo dell'Abisso in relazione all'isola delle Esperidi e ad Apollo, Avalon e l'isola delle mele, dicevo, nell'antica tradizione celtica e norrena, in realtà per quel termine che viene tradotto come mela, in realtà ci si riferisce a una serie di alberi da frutto, tra cui anche la noce. E questa noce, e poi viene ripresa da Hillman nella psicologia del profondo del Novecento, no? Il codice dell'anima di James Hillman riporta come simbolo più puro dell'anima la noce, la ghianda, ed è lo stesso nocciolo degli gnostici, volendo. Sì, decisamente, decisamente. Abbiamo proprio una dicotomia tra un ente esterno e un ente interno, una buccia, una scorza e una parte interiore, per usare la metafora del frutto, della ghianda. Abbiamo veramente un proliferare di immagini, ma per intendere in qualche modo una nidificazione, una matriosca, se vogliamo. La struttura interiore deve emergere su quella esteriore. Questo significa, anche se vogliamo, tornando sempre alla lettura psicanalitica, che non è una deviazione imposta da Jung a un certo punto. Tutte le religioni antiche hanno un'implicazione psicanalitica già in antichità, perché è una voce che viene dall'interno dell'uomo, che cos'è se non l'inconscio, se non l'io più profondo, ecco. Questa io sommerso, io luminoso ma occultato nelle profondità dell'anima umana deve in qualche modo emergere, venire fuori. E quindi sì, c'è tutto questo discorso che può essere appunto rappresentato dal frutto, da tanti temi, dalla noce, ma il filo conduttore è un po' questo, ecco, questa scintilla imprigionata, ecco, abbiamo anche l'idea di che poi è diventata quasi proverbiale, no? Di un gigantesco porcile in cui cade una perla. Prima di essere la frase d'uso comune, abbiamo uno scritto che è proprio l'inno della perla, e anche qua la perla cade al centro del porcile, quindi abbiamo di nuovo una struttura con una scintilla di luce all'interno e un abisso di degrado intorno. Esattamente, la perla è la stessa cosa del nocciolo, della noce e la conchiglia che racchiude. La perla è come se fosse una materializzazione della luce primordiale, no? E tra l'altro è curioso perché, volendo rimanere strettamente sul piano biologico, la perla nelle ostriche nasce da una ferita, è proprio un collegamento che si può vedere anche nella dottrina gnostica. E sì, il congiungimento con l'uomo di luce nasce in seguito a una presa di coscienza di quanto il mondo terreno sia infernale, di quanto l'uomo terreno sia
insufficiente, no, rispetto a questo cosmo così comandato dal demiurgo degli arconti. E tu ti spingi anche oltre, citando, pensavo sempre così nel nostro dialogo, questi temi ricorrenti della luce, della scintilla di luce, ma anche del fuoco. Immagini ricorrenti, simboli ricorrenti, e i catari, come tu riferisci, mettevano una sorta di confronto dicotomico il battesimo con fuoco, di cui viene detto nel Vangelo di Luca, che poi tra l'altro è quello che avverrà nel giorno del giudizio, no? Sempre stesso tema che compare sotto il segno di Apollo negli oracoli sibillini, sotto il segno di Surtr nell'Edda, nel Ragnarok dell'Edda dei Norreni. E quindi battesimo col fuoco da una parte e contro il battesimo con l'acqua dall'altro. Secondo i catari, questo battesimo con l'acqua sarebbe insufficiente, no, a raggiungere la vita eterna. Assolutamente, quindi abbiamo una polemica molto antica, perché già in uno scritto che abbiamo citato prima, un passante che ho tradotto io in italiano, che prima era inedito, questo, la parafrasi di Sam, che trovate come Apocalisse Gnostica della Luce per Estere Edizioni, in questo antico manoscritto di epoca appunto gnostica, primi secoli dopo Cristo, abbiamo il ripudio del battesimo. Prima ancora, nell'Apocalisse di Adamo, che è un altro testo che ho tradotto e che risale addirittura al primo secolo d.C., abbiamo comunque l'idea che c'è una fonte di acqua pura che è stata contaminata da qualcuno. E quindi abbiamo degli emissari della luce che devono farne sorgere un'altra. Quindi abbiamo una sorgente d'acqua contaminata e un'altra entità. In quel caso era altra acqua. Nel caso dell'Apocalisse gnostica della luce già abbiamo un'evoluzione per un motivo, perché l'Apocalisse gnostica della luce riflette, per usare questa immagine, l'acqua è l'acqua del caos, dell'abisso cosmico. Come può purificare quella roba, riflettono gli gnostici in questo testo? Quella è l'impurità massima, è la protomateria. E quindi l'alternativa deve per forza giungere dall'opposto, dal fuoco purificatore che è fonte di luce, mentre invece l'acqua di per sé, se lasciata inerte, è un'acqua oscura, è un'acqua tenebrosa, quindi non brilla di luce l'acqua. E questo che cosa fa sì? Fa sì che quel passaggio in cui si dice che Giovanni Battista battezza con l'acqua, mentre verrà colui che dopo battezza col fuoco, non viene più letto dai catari in epoca medievale come un precursore e un successore, quindi un qualcuno che fa un sacramento 1.0 e un qualcun altro che lo perfeziona in versione 2.0, ma viene vista in antitesi. Quindi Giovanni Battista per i catari non è il precursore di Gesù, ma è al contrario il suo doppio malvagio. Se mi passate l'espressione, il suo doppelganger è una figura che battezza con la materia. Il E suo tulpa, per utilizzare una terminologia buddista, e l'inciana, no, di l'inciana, Twin Peaks. amici twinpixiani. Ricordiamo, un pensiero va al grandissimo Angelo Badalamenti, che ci ha lasciato ieri, autore di una delle colonne sonore più toccanti, no, della storia del cinema. Sia io che Paolo abbiamo scritto di Twin Peaks, quindi era obbligatorio, penso, no, questo piccolo pensiero. Ecco, Ero anche interessante perché lui è stato anche, apro proprio una minuscola parentesi, compositore ma anche attore. Lui è comparso in Mulholland Drive nella figura di quello che probabilmente è un arconte. Andatevi a rivedere Mulholland Drive, che è un film straordinario. E lì dentro troverete un cameo appunto di Angelo Badalamenti, che nelle intenzioni di Lynch intanto rappresenta la satira di De Laurentiis, perché ovviamente Lynch e De Laurentiis dai tempi di Dune non andavano molto d'accordo. Ma oltre all'intento polemico, abbiamo anche un intento cosmico. Questi sono i governatori di Hollywood che tengono le fila, quindi siamo agli arconti da temi.
Tra l'altro Mulholland Drive c'è anche proprio, adesso poi ritorniamo al tema di stasera, però Mulholland Drive c'è anche lei, la protagonista, e da una parte la vita che vive realmente e dall'altra quella, no? Vabbè, senza spoilerare niente a nessuno, anche qui c'è un dualismo molto gnostico, quello che è reale e quello che invece è solo illusorio. Tema ricorrente nel cinema linciano, Blue Velvet, no? Inland Empire, ancora di più. Qui tocchi proprio una ferita aperta, non lo sai, ma tocchi una ferita aperta, perché in Grazie. origine Pillola Rossa aveva un capitolo in più. Abbiamo una versione, cioè purtroppo si è dovuto fare un taglio perché i canoni editoriali erano quelli, e saltò il capitolo che esaminava in chiave gnostica Mulholland Drive. Te lo Prima o pubblico poi. su Axis Mundi, se hai piacere. Ma guarda, molto volentieri, prima o poi lo voglio pubblicare, infatti ne Fantastico. riparliamo poi, perché è veramente qualcosa che è lì, ce l'ho qua sul computer da 15 anni, non so più cosa fare, da Allora, affare 8 fatto. anni bisogna dargli un futuro. Il No, capitolo perduto, anche qua. vabbè, mi sembra giusto pubblicarlo, ci mancherebbe, così interessante. Mulholland Drive è poi uno dei film più belli. C'è una versione in cui il Battista è l'avversario addirittura di Gesù, è quello che dicevi un po' te, no? Il doppelganger oscuro quasi. Ma sul tema delle due fonti, il tema delle due fonti, pensavo, no? Tu dici, c'è una fonte d'acqua originaria che è l'acqua della vita eterna e c'è un'altra fonte che invece è intorbidita, no? Non è lo stesso concetto degli orfici, delle due fonti di Lete e di Mnemosine, e il tema è lo stesso, l'uomo si dimentica, l'uomo nel senso l'essere umano, la coscienza umana, si dimentica di essere stato luce prima che tunica, e bevendo dall'acqua di Lete, che è l'oblio, continua a reincarnarsi in tuniche diverse, in gusci diversi. Se invece l'iniziato, ben conoscendo che la fonte di Lete è causa l'oblio in pratica dell'essere puro, beve invece a quella di Mnemosine, che è la pura memoria di quello che era prima, no? Del circolo di incarnazioni samsariche. Allora si ritorna in forma di scintilla di luce alla fonte originaria. Il Sì. mito di Er di Platone è ripreso strettamente dagli gnostici da questo punto di vista. Decisamente, decisamente. Penso che tu hai già tracciato un quadro molto, molto chiaro. Io intervengo solo su quell'intervento, appunto, che è stato fatto. Non è una variante di epoca medievale che salta fuori, appunto, in ambito cataro. I catari condannano Giovanni Battista, questo sì. Ma torniamo qua. Gli gnostici considerano, chiamano Giovanni Battista demone, non nel senso di daimon socratico. In questo testo i demoni sono gli arconti minori, gli scagnozzi degli arconti, e quindi gli emissari più perfidi e più malvagi. Bene, in questo testo, qua lasciami aprire un attimo di polemica, che non è mai stato pubblicato in Italia in 70 anni, cioè sono dovuto arrivare io, che sono veramente l'ultimo di passaggio, a fare questa traduzione, ma che ritengo fondamentale. Questo testo ci porta in luce questa idea proprio delle due fonti e del doppelganger, del tulpa, quello che vogliamo, ma dell'anticristo che altri non sarebbe che Giovanni Battista. Quindi questa altra versione che è stata menzionata nel commento, non è una, cioè è molto calzante questo commento, perché risale alle origini stesse dello gnosticismo ed è un filo conduttore, un altro tema molto importante che ci dimostra come il catarismo ha le sue origini nel mondo gnostico. In una parola, uno di questi movimenti gnostici in origine fu il cosiddetto movimento dei Paulicani, che si affermò in Armenia. Questo movimento ebbe alterne vicende, ebbe anche un'identità politica, entrò in lotta con l'impero bizantino, cioè ci fu uno stato gnostico a un certo punto della storia, che la passò molto male, perché poi quando i bizantini ebbero la meglio in una delle continue guerre che li contrapponevano ai turchi, questo stato cuscinetto sbagliò alleanze e venne spazzato via. I bizantini deportarono questi paulicani nel mondo della Romania, Bulgaria, lato senso, ecco, stiamo su quelli dei Balcani, e quindi assunsero un'altra identità, o comunque causarono il nascere del movimento dei Bogomili.
Vocomili che si estesero in tutta Europa anche per il tramite della seconda crociata e di fenomeni che portarono l'Occidente Oriente in andata e ritorno. Vicino a Milano, per chi è milanese, c'è Concorrezzo. Concorrezzo era uno storico centro del pensiero vogomilo. I vogomili si affermano e giungono fino in Italia. Quindi capite come in realtà quella che poteva sembrarci una traversata folle di un Paolo che si sogna le cose, improvvisamente ha portato gli gnostici alle porte della Provenza. E di lì è molto semplice. Uno degli scritti, peraltro edito in bella qualità da Adelphi, che è La Cena Segreta, uno scritto bogomilo, arriva a Carcassonne e innesca il movimento cataro. Quindi i catari usano i testi sacri che arrivano dall'est, usano dei testi gnostici, neognostici, e questo fa sì che ci sia una sostanziale continuità, cioè i movimenti non spariscono e grazie a Dio in antichità non era così comune lo sterminio sistematico, quindi anche laddove questi movimenti entrano in conflitto con i bizantini, poi comunque vengono spostati, vengono deportati e quant'altro, ma continuano la loro corsa, e il loro pensiero. E quindi avviene questo piccolo miracolo, se studiamo sui libri tradizionali, non che sia un complottista, però diciamo sui libri scolastici di vecchia scuola, abbiamo l'idea del germinare dei catari così di punto in bianco, ecco, nascono come Atena perfettamente formati nel cuore dell'Europa cristianissima, che è una completa follia. In realtà abbiamo questa via che porta a Oriente, anche tramite le crociate, che porta i crociati a imbattersi, faccio un po' il verso ad Dan Brown, in un tesoro perduto che però non è il Santo Graal, non è l'Arca dell'Alleanza, ma è il pensiero gnostico. Ecco. Tra l'altro, piccola curiosità, Carcassonne, che era appunto questa fortezza catara, è stata etimologicamente l'ispirazione per la carcosa di Ambrose Bierce, che poi viene ripresa in True Detective, come saprà poi chi ha letto Carcosa Svelato, appunto, pubblicato per Mimesis. E allora, niente, con questa curiosità ci colleghiamo alla parte più moderna del tuo libro. Dove possiamo trovare nel mondo di oggi dell'influenza ancora della dottrina catara? Tu fai una serie di nomi, di opere che vanno dalla letteratura alla filosofia, alla poesia, fino al cinema e alla musica. Io di queste ne ho scelte alcune e ti chiederei di dire due parole su questi personaggi. Ho scelto Goethe con Faust, ovviamente, che c'è anche nel tuo sottotitolo del libro, Blake e Shelley, per quanto riguarda l'arte, la poesia, Philip K. Dick, per quanto riguarda la fantascienza, la letteratura, e Leonard Cohen, per quanto riguarda la musica. Quindi ti lascio proprio la conclusione su un quadro panoramico di dove possiamo trovare ancora delle scintille gnostiche nel mondo contemporaneo o comunque moderno. Allora, partiamo da Faust. In realtà io nel libro parlo pochissimo di Goethe per un motivo, perché ritengo che Goethe non abbia fatto altro che essere un tramite di un pensiero più antico. Il Faust gnostico nasce con quell'altro, Marlowe. Marlowe è il padre del Faust gnostico e Goethe non fa altro che capitare al posto giusto, al momento giusto, ecco. Ma andiamo quindi più indietro, andiamo alla corte di Elisabetta I, dove c'era John Dee, dove l'esoterismo era di casa e dove la Chiesa romana era molto lontana e non era neanche riconosciuta, ecco, perché ovviamente siamo dopo lo scisma, siamo dopo Enrico VIII. Allora, alla corte di Elisabetta I abbiamo questo Marlowe. Marlowe che cosa fa? E proprio vado molto veloce, poi vi rimando al libro, però volevo introdurre questo tema. Compie una piccola rivoluzione. Prende un mito, un racconto, quasi una sorta di racconto parodico, che stigmatizzava un tale Faustus. Questo Faustus era un prototipo dell'umanista rinascimentale.
una sorta di picco della Mirandola di provincia, che in qualche modo era incline, come tanti neoplatonici, al mondo gnostico. Non a caso Faust, proprio nel suo racconto, ripercorre le orme del mitico primo gnostico che prendeva il nome di Faustus. Chi era Faustus? Infatti, il Faust, in realtà, nelle prime versioni, è il secondo Faust. Quindi c'era un primo Faust. La prima persona a prendere il nome di Faustus, la persona benevola, propiziata, fortunata, vedete come volete, era Simone, Simon Mago. Simon Mago che per primo ottiene dei poteri dal mondo, dal contatto col divino, che per primo è il consorte di Elena, proprio come il Faust della tradizione, e che per primo compare alla corte, non di Carlo V ovviamente, ma di Nerone. E sfida e compie dei prodigi alla corte di un sovrano. E il discorso va molto avanti fino alla proverbiale caduta, caduta che accompagna sia la morte di Simon Mago sia quella del Faust. Bene, Faust, proprio per colorarlo e connotarlo, era un racconto tedesco che condannava Faust. Faust era una sorta di satira. Faustus, il Faust medievale è una medievale rinascimentale, è una figura che in qualche modo rappresenta un paradigma di come non comportarsi. Quindi è una figura messa alla berlina. Bene, il nostro Marlowe lo prende e ne fa una tragedia e ne fa l'eroe tragico di questa tragedia. Un eroe che è condannato fin dalla nascita da un dio misterioso, oscuro, che ha predefinito le sue sorti e che assomiglia molto a Demiurgo gnostico e che in qualche modo ci induce a provare simpatia per lui, nonostante faccia il patto col diavolo, perché in qualche modo è un eroe, è una figura che va oltre, che osa, è indubbia la Un simpatia. Prometeo, Prometeo. e qua arriviamo a Shelley. Shelley riprende questo concetto e lo declina in epoca romantica in un ribelle. E qua abbiamo un elemento molto interessante perché Prometeo ruba il fuoco a Zeus e viene incatenato. E fin qua penso di non dire nulla di Ci nuovo. ritroviamo. Ma Shelley aggiunge un elemento. Shelley a un certo punto inserisce il lieto fine. E il lieto fine di Shelley è profondamente debitore dello gnosticismo, ma proprio in maniera palese, perché Zeus si rivela soltanto un governatore intermedio. Al di sopra c'è anche un discorso politico, ovviamente, o metapolitico. Al di sopra di questo tiranno c'è una repubblica, c'è una democrazia degli eoni, delle entità cosmiche che l'ha assegnato come governatore alla Terra. Il nostro Zeus è andato ben oltre i limiti del suo mandato, per usare sempre un linguaggio politico, e viene ora ricondotto da quella che è la fortuna, la sorte, ma ribadisco non un principio unico, una repubblica, le sizigie di cui parlavamo in anticipo, le molte persone del divino che in qualche modo fermano questa entità impazzita e liberano Prometeo dalla prigionia. Ora, questa è proprio la metafora del gnosticismo, un dio Ma plurale, un dio maschile tra e femminile. l'altro nel mito greco c'è la coppia di fratelli formata da Prometeo e Epimeteo. Prometeo è colui che vede prima, Epimeteo è colui che vede dopo, ed è la stessa divisione tra gnostici e ilici, no? Tra coloro che sanno e coloro che non sanno. Sì, decisamente. E Prometeo diventa un eroe, diventa una figura positiva. E questo è molto affascinante. Poi abbiamo appunto, abbiamo anche Byron che in qualche modo, Blake. eh sì, abbiamo tutta una tradizione. In Blake mi permetto proprio di passare volando sulla figura per non rubare Sì, tempo, sì. avere in mente quell'immagine iconica di questo dio, questo personaggio anziano che tende un compasso di luce e crea. Bene. Tutti abbiamo idea che quella sia in qualche modo la figura della creazione del mondo, sia una figura
Cosmica. Bene, andiamo a leggere gli scritti di Blake. Non stiamo solo alle immagini. Quello è Urizen. Negli scritti, Urizen non è un buon creatore, ma al contrario è il creatore malvagio e l'oppressore. E ovviamente Blake, anche lui, è figlio del suo tempo. Siamo nell'Ottocento, siamo nella prima età industriale. E quindi Urizen diventa il creatore della tecnica e delle macchine, laddove Blake invece si fa un campione della poesia, dell'umanesimo, inteso come afflato spirituale in un mondo sempre più cupo, sempre più oscuro. Ormai si intravede già tempi moderni, ecco, si intravede già Chaplin, ecco. E il creatore della fabbrica di tempi moderni è questo Demiurgo. E questo Urizen, di Ecco, nuovo sull'argomento rimando al mio articolo pubblicato su Axis Mundi, su Blake, e sulla lettura di questo scontro tra il dio di luce Urizen che ne fa William Butler Yeats, che io penso che abbia compreso perfettamente sia Blake, sia insomma la visione sacra di Blake che quella di Shelley, perché poi Yeats ha scritto pure un saggio bellissimo sulla sacralità della poesia di Shelley, e anche lì appunto cita Prometeo, mettendolo in relazione con la visione sacrale di Blake, come dici te, Urizen e tutto quanto. E invece, venendo al mondo contemporaneo, ai nostri giorni, tu parli di Philip K. Dick, grandissimo scrittore di fantascienza, che ebbe anche delle esperienze sacrali, o comunque non so come vorremmo definirle. Come Sì. preferisci definire, mistiche, non lo so, in Sì. questa sua opera, ricordami come si chiama l'opera infinita delle sue memorie, L'esegesi. è bravissimo, e tra l'altro anche già il nome è abbastanza. Lui riporta questa sua visione, no, che ha maturato ad alcune esperienze Sì. e Sotto forma di raggio rosa, un raggio cosmico che squarcia il mondo terreno e lo illumina. È affascinante perché in qualche modo riprende lo gnosticismo. Dick non è un appassionato di gnosticismo che mette nelle sue opere, da Blade Runner a Minority Report, alla Svastica sul Sole, a Ubik, elementi di qualcosa che ha studiato. Dick è una persona che crede in prima persona, che ha avuto esperienza mistica in prima persona, è uno gnostico a tutti gli effetti. E quindi riporta la sua visione del mondo. Mi dispiace che la sua trilogia più importante, che è la trilogia di Valis, non abbia mai avuto adattamento cinematografico e quindi non sia così conosciuta, ma è lì, in quell'opera viene citato espressamente Nag Hammadi, luogo del ritrovamento dei Vangeli gnostici, e si parla dello gnosticismo come fonte. Quindi qua non siamo più alla teoria, qua siamo veramente all'esplicita missione. Mi permetto una postilla: oltre al Serpente e la Croce, nei prossimi giorni uscirà sulla rivista Antares, che è totalmente dedicata al 40° anniversario della morte di Philip Dick, anche un mio contributo in cui parlo dei temi gnostici proprio in Philip Dick. Quindi vi rimando alla pagina di Antares, Prospettive antimoderne. E sì. Anche, puoi anche mostrare al pubblico, se vuoi, la tua ultima collaborazione con Mimesis. E così arriviamo veramente a oggi, all'altro ieri quantomeno, e anche a domani perché non è finito. Eccoci, la filosofia di Stranger Things, che per la verità è una miscellanea, è una raccolta di opere, di scritti di alcuni autori americani, è una traduzione italiana che però è stata aggiornata col contributo di alcuni autori italiani, tra cui il mio indegnamente, e qua devo ringraziare te Marco perché in realtà sei stato tu il demiurgo di questa vicenda, nel senso che sei tu che hai suggerito un po' il mio nome e ti Mi ha ringrazio. indirizzato io a te, sì. È stato molto interessante fare questo lavoro perché in qualche modo io sono sempre stato molto appassionato di Stranger Things, però ritenevo che non ci fosse abbastanza materia per mettere giù un intero libro. Però complice anche la quarta stagione, io nel libro parlo della quarta stagione soprattutto per capirci perché la vista mi occupo della figura di Vecna, questo che più che essere un demiurgo, il vero demiurgo della saga ovviamente è il cosiddetto Mind Flayer. Vecna è un arconte, è un emissario del Mind Flayer che
subisce una vicenda molto simile a quella del mito gnostico e viene citata espressamente. Io mi concentro sia su questo antagonista, sia soprattutto sulla tecnica, perché è molto bizzarro. In questo telefilm l'antagonista viene sconfitto attraverso il potere magico, salvifico della musica. La musica per quest'estate penso che ci siamo fatti tutti una cura di Kate Bush a dei livelli apocalittici, cioè non riuscivo a aprire un social network senza sentirmi Kate Bush, e ho provato a riflettere su come mai e da dove tragga origine questa idea della musica salvifica. Musica che è l'armonia delle sfere, è la Amen. musica delle sfere Grazie a voi. cosmiche, e quindi è un infiltrarsi dal mondo esterno di influenze luminose all'interno del carcere oscuro. E nella serie lo si vede proprio, abbiamo uno squarcio di luce che entra nella prigione di Vecna. Ovviamente non parlo solo di gnostici, perché qua entra in gioco il movimento, anzitutto Orfeo, proprio la figura di Orfeo, il cantore. Ma andando avanti, indietro abbiamo tutto lo sciamanesimo, di cui Orfeo è un epigono, è uno sciamano greco di fatto. Ma Sono gli abbiamo anche altri umani. l'idea di Platone, abbiamo tutto il pensiero ovviamente dei greci e della musica. Stranger Things è uno, mi piace definirlo, ho anche parlato di Matrix, ma ne abbiamo già parlato molto, quindi non sto a citarlo, ma insieme a Matrix, insieme a tante altre cose di ambito fantascientifico, è uno, a me piace definirli i figli illegittimi di Philip Dick. I figli illegittimi di Philip Dick sono i suoi adattamenti, quindi Blade Runner, The Man in the High Castle su Amazon, però in realtà Matrix, Stranger Things e molto altro, in realtà sono veramente influenzati da Dick. Quindi come entra lo gnosticismo nella modernità? In ambito cinematografico e seriale, poi per approfondimenti nel libro io vado veramente a fondo su queste cose, ma entra attraverso Philip Dick. Un passaggio al volo nel fumetto entra attraverso Alan Moore, che è una figura che ha un'esperienza molto simile a quella di Dick. Anche lui ha un'esperienza diretta, mistica, si definisce lui stesso uno gnostico e quindi da lì La crisi sulle terre infinite e tanti altri fumetti che traducono lo gnosticismo in chiave fumettistica, ecco. Dai, tra l'altro, se non ricordo male, la figura del Demogorgone di Stranger Things è presa da Shelley. Shelley parla del Demogorgone, in Sì, rapporto a Zeus, decisamente. tra l'altro. Sì, ma abbiamo proprio un'insistita citazione in quest'ambito. Poi, vabbè, ovviamente tutti questi sono i figli di Dick. Poi abbiamo Lynch che vive di vita sua e su Lynch veramente Magari vi rimando. facciamo una diretta prossimamente solo su Lynch, sarebbe bellissimo. Sarebbe veramente bello, ne varrebbe davvero la pena. E l'ultimo passaggio, ma in una parola, lo faccio sull'ultimo nome che tu hai citato, Bravissimo. Leonard Cohen. Cosa c'entra Leonard Cohen in tutto questo? Beh, io ho individuato due filoni di influenza dello gnosticismo nella musica contemporanea. Uno è legato alla musica metal e lì troverete tante cose, tante digressioni anche abbastanza curiose. Io sono un appassionato di musica metal e sono andato a individuare la presenza dello gnosticismo nel metal, sia nell'immaginario, sia nella sonorità, sia nei testi. Nel caso di Cohen, però, il discorso è ancora più affascinante perché Cohen, no, me stesso, allora, capire, è di origini giudaiche ed è una persona che ha passato l'intera vita a approfondire queste sue radici, sia studiando la tradizione giudaica, quindi non solo la Bibbia, ma la Kabbalah, l'esoterismo, giudaico, sia il pensiero orientale. E lui stesso riferisce in un documentario che è uscito di recente, che ho visto l'anno scorso al Festival di Venezia, e riferisce che un elemento unificatore del suo percorso di ricerca furono i Vangeli gnostici. Quindi non è un elemento che vado a inserire io. Ora, quali sono i temi gnostici in Cohen? Io butto lì due canzoni, soltanto due, poi in realtà nel libro ne cito molte altre, ma a voi che mi ascoltate, magari stasera è tardi, ma domani mattina, ascoltatevi Avalanche, la valanga. Bellissimo, bellissimo. Avalanche è Di cui ha straordinario. fatto una cover bellissima pure Nick Cave con i Bad Seeds, bellissimo. La prima canzone del primo album, se non ricordo male, dei Bad Seeds, Confermo, confermo. Avalanche, che poi è sempre il
il tuono Perfect Mind, no? Mente perfetta di cui citavi prima, l'Avalanche e la Tempesta. Eh sì, è la tempesta, è la voce della tempesta ed è un nano, un gobbo, una figura deforme che vive nella L'intana. tempesta e all'interno di sé però una scintilla divina. E in qualche modo è un dialogo che inizialmente sembra un dialogo tra un uomo e una donna, ma in realtà si scopre, proseguendo la canzone, essere un soliloquio. Il nano parla con se stesso, parla con la scintilla che sta al suo interno. Quindi questo ente deforme parla di una figura bella, affascinante, seducente, quasi irraggiungibile, ma non è la donna dei suoi sogni, è il suo gemello di luce. Sta parlando alla sua metà, ovviamente usa il femminile, ma l'uso del femminile sta di nuovo nel discorso dell'androginia. La parte maschile corrotta parla alla parte femminile nobile. Qua abbiamo anche proprio tutta una rivalutazione, ovviamente, del femminino sacro, ed è bellissimo. Avalanche è probabilmente, lasciami usare questa provocazione, il più bel Vangelo gnostico in musica presente nel mondo attuale. E invece, legata Ah, beh, finisce pure, vai. a un altro tema. Ovviamente abbiamo l'ultima canzone di Cohen, mi sembra sia proprio l'ultima che ho composto, che invece mette You Want It Darker, ok? You Want It Darker. Ed è una figura in cui il tema di nuovo è convenzionale, è un inno dell'uomo a Dio. Cosa c'è di gnostico? Apparentemente nulla. Però improvvisamente questo Dio, che è il creatore, inizia a assumere dei tratti malvagi e malefici. Questo Dio è l'organizzatore della banalità del male di Hannah Arendt. Quindi si scopre che è Dio il mandante dei nazisti, si scopre che è Dio a volere qualcosa di più oscuro e degli uomini zelanti lo hanno accontentato spegnendo la fiamma, spegnendo la luce, perché questo Dio vuole che si spenga la luce. Ora, questo palesemente è il demiurgo gnostico e il vero Dio è quella luce che viene spenta. Quindi luce che dove sta? Sta nel mondo, sono le scintille dell'uomo che vengono spente. Ovviamente qua abbiamo uno gnosticismo riletto alla luce alla luce dei grandi traumi del Novecento. You Want It Darker è qualcosa di splendido perché veramente la rilettura gnostica del nazismo. Ecco, io adesso lancio questi slogan, però è così, cioè abbiamo veramente un artista, un cantautore che non solo ripropone lo gnosticismo, ma lo aggiorna, lo fa diventare attuale. Se Philip Dick lo fa diventare attuale con le ansie del metaverso, della società digitale, dell'essere prigionieri in un mondo virtuale, Matrix, Cronenberg e compagnia bella, invece Cohen lo rende umano, esistenziale, va proprio alla radice di cosa c'è dentro l'uomo, come fa l'uomo a essere un assassino se figlio di un dio. E quindi abbiamo una rivisitazione gnostica. Abbiamo anche la storia di Isacco, ovviamente, che viene anche riraccontata in un'altra canzone, e di nuovo anche lì abbiamo una lettura gnostica. Insomma, Cohen è veramente da riscoprire. Lady Midnight è un'altra canzone di Cohen, chiede Camilla Scarpa, è l'ispirazione per una parte di sé proprio dell'artista anche in questa canzone. Sì, ma abbiamo questo tema che ricorre insistitamente, perché Cohen poi riprende e ripropone. Io non mi sono concentrato nel libro su Lady Midnight, ma assolutamente la conosco e ritorna. Rimando invece piuttosto a The Butcher. The Butcher è veramente la rappresentazione del dio demiurgo alla massima potenza. Allora, molto velocemente, Marco nomina la psytrance, chiede se invece fuori da queste correnti, non so quale sia il tuo parere, io penso che nel genere elettronico gli artisti che si possono più ricondurre a questa visione, no, della prigione gnostica, eccetera, io faccio il nome di Klaus Schulze, per esempio, soprattutto alcuni dei primi album, Irrlicht del 72, che è proprio un viaggio cosmico nell'abisso primordiale, oppure Time Wind, che è bellissimo, è ispirato a Wagner e appunto è una riflessione musicale sul tempo divoratore, sul ciclo cosmico. L'Upside Trance
potrebbe avere ovviamente dei rimandi alla liberazione, no? Anche qua del corpo dall'Adamo terreno, volendo si può vedere, non so. Sì, c'è sicuramente una possibilità di leggerlo in questa chiave. Io nella psytrance vedo di più, se devo essere sincero, l'influenza di una sorta di neosciamanesimo. Questo sì, per questo tipo di liberazione nel senso di ecstasy, di andare fuori da sé, di viaggiare oltre l'uomo. Mi permetto, guarda, proprio nella maniera più commerciale possibile, di ricordare che in Abraxas, la magia del tamburo, parlo proprio dell'influenza e dei contatti che ci furono, ovviamente non in via diretta tra gnostici e sciamani, ma in qualche modo questi due movimenti non sono totalmente non comunicanti, perché di nuovo quell'enorme ponte geografico che fu l'impero persiano portò gli sciamani in Palestina. E ne parlo in quel libro e ne parlo con dovizia di particolari. Sì, abbiamo anche menzionato la corrente dei nestoriani, che appunto è stato un punto di contatto tra una religiosità medio orientale, cristiana e anche ortodossa addirittura, e certe forme sciamaniche buddiste tipiche dell'area mongola. Bene, allora, purtroppo siamo in chiusura, quindi invito Pier Vittorio e Zuptepi, che ho visto che hanno fatto delle domande specifiche su temi che abbiamo trattato all'inizio della conversazione. Se vogliono contattare privatamente Paolo, sarà felicissimo, penso, di rispondervi privatamente, soprattutto alla questione di Pier Vittorio, che ci porterebbe via un'ora di trasmissione, penso. Non so se la Non vedi anche tu nella chat, però vabbè. lo vedo, ma con piacere poi risponderò. Te la giro io e poi vi metto in contatto. Grazie, ringrazio. Metto solo avanti le mani, è un periodo un po' vulcanico della mia vita in cui sto facendo tante cose, quindi chiedo un po' di indulgenza, risponderò a scoppio parecchio ritardato, ma prendo l'impegno a rispondere. Ecco. Chiedo solo scusa, ma ho mille impegni editoriali che mi No, stanno ci mancherebbe, ti impegnando, capisco ma benissimo. prometto che risponderò assolutamente, con grande piacere. Bene, Paolo, ti ringrazio tantissimo, è stata una magnifica conversazione. Sono io Spero a che tu te, sia trovato bene. tantissimo, è sempre un piacere veramente essere ospite di Axis Mundi, perché veramente questo è un po' un tempio dove si va a fondo della storia delle religioni, e spero ovviamente che di essere riuscito a comunicare col pubblico, ma laddove ci siano domande, laddove non siete convinti, eccetera, sono a disposizione, sono su praticamente tutti i social, tranne TikTok, su cui non mi Pure limito. Un mondo io. attuale, ma su tutto il resto ci sono, quindi scrivetemi, contattatemi, ecco, cioè sono a disposizione veramente per continuare questi discorsi, io non smetterei mai, quindi perché no, ecco, Grazie assolutamente. ancora Paolo, ringrazio anche il pubblico, Joan Van Faust, Grazie. grazie a tutti, bellissima diretta, onore avervi entrambi su Facebook, grazie Rita, molto interessante, chiarissimi nei dialoghi, e grazie anche a Erboraria ora, è stato un piacere ascoltarvi, grazie. Vi ringrazio ancora tutti, ringrazio soprattutto il nostro ospite, ricordo ancora il libro presentato stasera, Il Serpente e la Croce, ricordo anche che in descrizione del video trovate le altre pubblicazioni a tema gnostico di Paolo, grazie Zuptepi, grazie Marco, grazie Davide, grazie a tutti. E allora vi lascio come al solito con il teaser dell'albo annuale di Axis Mundi per chi fosse interessato e non l'avesse ancora acquistato, a vedere di cosa tratta. E ancora grazie, grazie Andrea, è un piacere averti qui con noi stasera. E grazie ancora Paolo, soprattutto, è stato chiarissimo, è stata veramente una conversazione magnifica. Grazie a te, è stato veramente un piacere. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.